Meglio di così non poteva brindare il Premier Conte, e non solo per la riconferma nonostante tutto alla guida di Palazzo Chigi, ma si potrebbe dire soprattutto per la sua ultima dichiarazione dei redditi. Triplicati rispetto al 2017, 1.155.000 euro, frutto della chiusura di tutte le pratiche legali di cui si stava occupando fino alla vigilia del suo nuovo incarico da avvocato del popolo. A migliorare sensibilmente il proprio tenore di vita è stato anche Matteo Renzi, 800.000 gli euro resi noti al fisco, altro che i 107.000 guadagnati da Presidente del Consiglio, verrebbe da dire. Anche in questo caso però la spiegazione è d'obbligo, il leader di Italia Viva ha venduto due abitazioni ad una società, anche lui può brindare. Gli affari, seppur in flessione, vanno sempre bene ad un altro legale da qualche tempo in politica, Giulia Bongiorno. Il suo 730 segna 2.403.000. Il paperon dei paperoni della politica resta tuttavia Silvio Berlusconi. La sua vita da imprenditore continua a garantirgli un imponibile da 48 milioni di euro. A proposito di leader, in attesa che Luigi Di Maio renda note le sue entrate, ci si può riferire grosso modo ai 100.000 euro dell'anno precedente, mentre il capo delegazione dei ministri Dem, Dario Franceschini, ne risulta pure il più benestante con 200.000 euro. Giorgia Meloni si attesta sui 97.000, Matteo Salvini 70.000 euro. E della serie, se perdi l'incarico il portafoglio si svuota, non resta che citare l'attuale ministro agli affari europei Enzo Amendola. Il 2018 per lui non è stato certo da ricordare, a marzo la fine della legislatura da deputato, a giugno l'incarico da sottosegretario, 46.000 euro in tutto, sperando vada meglio l'anno prossimo.